volte avete sentito nominare la Puglia per quanto riguarda il divertimento in Italia. È una regione dove ci si diverte d'estate tutte le sere. Questa notte siamo venuti a scoprire come ci si diverte a Riobò, in provincia di Lecce. La discoteca Riobò è uno dei club più famosi del sud Italia. Situato in provincia di Lecce, questa notte ospita in console il DJ e produttore Bruno Barra. Questa è la mia terza volta a Riobò, sicuramente uno dei locali più fighi, si dice adesso, in Italia. Organizzato bene, gestito bene, c'è un'ottima proprietà, un'ottima direzione artistica. Quindi per un DJ che gira l'Italia è importantissimo stare in un locale del genere. Sono contento e poi tra l'altro qui si suona. Quindi diversamente da qualche altro locale, questo è un locale che oltre ad essere importante sotto il profilo d'immagine è bello anche sotto il profilo professionale, perché puoi proporre musica bella. Hai detto che qui puoi proporre bella musica, significa che il pubblico recepisce o che il Riobò ha un bell'impianto? Parlavo in tutti e due sensi, è un pubblico molto ricettivo, l'impianto è ottimo, la console è bellissima e quindi diciamo è un insieme di cose che ti porta a lavorare veramente bene e quindi è gratificante sia sotto il profilo immagine sia sotto il profilo musicale. La Puglia è una località italiana che per il clubbing sta rimpiazzando l'estero. Come la vedi tu questa cosa? La Puglia è sicuramente una delle realtà italiane più forti, sia sotto il profilo turistico, sia sotto il profilo anche di by night. Ci sono tanti locali, tra cui Riobò, che oramai in Italia e all'estero sicuramente è uno dei top club. E poi ci sono tante spiagge belle, c'è il mare bello, quindi il turismo ovviamente è attratto da questa località, sia per il lato mattina, quindi mare eccetera, sia per il lato notte, per il discorso del clubbing che è gestito e curato bene soprattutto da Riobò. Musicalmente parlando, sarà un'estate calda quella del 2012? Un'estate calda in tutti i sensi, sia climaticamente, infatti si vede anche la gocciolina che cola, e sia sotto il profilo anche, credo, organizzativo. C'è un cambiamento nel clubbing che spero sia propositivo quanto più possibile per il futuro e quindi è caldissima sotto questo profilo. L'estate significa lavorare tanto, dormire poco e proporre nuove produzioni. In questo senso stai lavorando a qualcosa di nuovo? Diciamo, come dico spesso, chi vede da fuori pensa che il lavoro del DJ sia quando si mettono i dischi. E invece siamo persone che lavorano 18 ore al giorno tra comunicazioni, serate, studi di registrazioni. E se mi permetti, a proposito, vorrei dare una chicca: a fine settembre uscirà il nuovo disco, che è una produzione fatta sempre con Matteo Palmieri, è una cover di Shine On Me, rivisitata ovviamente a livello un po' più internazionale e attuale. Uscirà con la Molto, però poi chiaramente quando stasera la suonerò, tra l'altro, la proverò più che suonerò, e quindi sono molto contento perché penso sia un prodotto che sto piano piano evolvendo anche sotto il profilo di produttore. Se ti dico Barcellona, tu mi rispondi? Ma io sono al Club Fellini Barcellona un mercoledì al mese e quindi sono contento. È chiaramente una struttura diversa dai nostri club italiani, è una struttura molto turistica, anche musicalmente molto diversa, molto a 360 gradi. Il guest suona 5 ore in una serata del genere, poi c'è l'Erasmus, quindi tanti giovani da tutto il mondo. È gratificante sotto questo punto di vista. È anche un po' difficile, quindi devi stare attento a creare i collegamenti tra i vari generi. È gratificante e anche ti dà adrenalina in questo senso qui, perché devi essere sempre preoccupato a tenere up il dance floor, quindi è gratificante, è bello, è per un DJ italiano tra l'altro, è importante avere questi step internazionali. Per un DJ, meglio l'estero o meglio l'Italia?
Suonare, io non sono molto esterofilo, al momento ho fatto poco a livello estero, quindi sono molto 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 italiano al momento, quindi devo per forza di dire l'Italia, anche se io ho suonato a Zurigo, a Cannes, a Barcellona e mi sono divertito tantissimo. Chiaramente l'estero sforna un po' di idee in più rispetto all'Italia e quindi questo ovviamente fa dell'estero forse uno step superiore rispetto all'Italia. Che previsioni fai per il prossimo inverno? L'inverno spero di vederlo diciamo propositivo quantomeno. Non è un momento floridissimo per il clubbing italiano, però molto probabilmente dopo la tempesta c'è la quiete, quindi spero che questi momenti passino e che si possa ritornare ad avere delle idee, ad essere propositivi e a fare il clubbing come il clubbing andrebbe fatto. Quali saranno i prossimi appuntamenti dove ti potremo ascoltare? Quest'estate sarò a Ischia, sarò in Sardegna, sarò a Riccione, quindi ne sono talmente tante che non me ne ricordo neanche, però fortunatamente spero, come dico sempre, che questa sia un'estate che ti dia uno step, che ti faccia crescere un tantino sia professionalmente che d'immagine. Grazie Bruno, alla prossima, è ora di Rio Bo. Esatto, adesso ci vediamo a Rio Bo, tutti in console, stasera si spacca.